Federico Chiesa, manco con le cattive ti fermano, manco con le cattive che il giocatore entra e decide la partita perché eravamo sull'1-1 e grazie alla sua perla 2-1 e andiamo ai quarti di finale e adesso ci aspetta la Lazio. Una partita ragazzi non facile, La Juve parte con altri giovani, giovani che comunque sicuramente hanno fatto abbastanza bene in campo. Però di fronte avevamo una squadra che in questo momento è molto in forma come il Monza. Il Monza lo dimostra anche gli ultimi risultati in campionati, in campionato, è una squadra in forma e non ti regala niente. Infatti, ragazzi, noi partiamo molto bene, no? Con questa sgroppata di Ealing Junior che brucia proprio in velocità il giocatore del Monza, mette questa palla al centro, palla spazzata male, rimane lì più o meno, Fagioli arriva, apre il piattone e la palla va a fin di palo. E poi subito dopo, nel frattempo che il mio cane scende come sempre perché deve fare la comparsa, arriva il gol. Bellissimo, perché se voi fate caso all'azione c'è uno scambio veramente bello tra Fagioli e Sulé. Sulé poi porta palla, allarga per McKennie, che McKennie fa un ottimo cross per Moise Kean che si trova completamente solo in area di rigore, colpo di testa, gol. Bel gol, bella azione per carità. Qual è il problema di McKennie? È che dopo che fa una buona cosa, Weston fa la cazzata, perché nel gol in cui prendiamo noi, dove per carità Colpani batte degli angoli veramente molto interessanti, Moise Kean salta a vuoto, la palla scorre, dietro c'è Valotti che salta bene, batte Perin e quindi noi apriamo l'1-1. Apriamo l'1-1 e ragazzi il Monza ha detto una statistica, è una delle squadre che praticamente non segna quasi mai da calci da fermi, cioè se non è da calcio da fermo, se non è per un rigore, se non sbaglio il primo gol che fanno su angolo. È caso strano che lo prende, lo prendiamo noi, però vabbè, 1-1. Abbiamo quella piccola reazione, noi se vogliamo, no? Con Ealing Junior che sempre su quella fascia poi si accentra, tira col destro, però la palla va fuori. E poi abbiamo quell'altra azione importante dove poi Sulé riesce a sgusciare fuori da una situazione abbastanza scomoda, arriva al tiro, tira col mancino, la palla rimbalza anche vicino a Cragno, quindi diventa una palla un po' insidiosa, però comunque molto bravo Cragno a pararla e a mandare la palla poi fuori. E finisce così il primo tempo, sull'1-1. Nel secondo tempo ha l'occasione il Monza con Filippo Ranocchia, comunque settore giovanile nostro, ancora in prestito al Monza nostro, da fuori area che prova a tirare e Perin comunque la para in due tempi. Ha avuto anche l'occasione, se non sbaglio, Gyökeres, dove ha provato ad avere un colpo di testa, però la palla va ampiamente fuori. Ci ha provato anche poi altri giocatori del Monza, no? Fuori da fuori area a tirare, per fortuna sono tutte palle che vanno alte sopra la traversa. E noi, dopo un po' che comunque vediamo che non si sblocca questo risultato, ragazzi, iniziamo a mettere gente comunque importante. Entra Chiesa, poi dopo un po' entra anche Di Maria, Milik, i titolari, diciamo, no? E che dire, inizialmente troviamo il gol con Ken, su un tiro di Danilo, che la palla viene rimpallata su Ken, va sulla traversa, poi vabbè. Ken di testa fa gol, appoggia, solo che poi era fuori gioco, quindi il gol viene annullato. E poi troviamo il gol con Federico Chiesa, ragazzi. Federico Chiesa che punta, salta l'uomo, l'uomo lo vedi che lo tiene, lo strattona, cerca di tirarlo giù, lui resiste in corsa di fisico, di velocità, lo semina, s'accentra, tiro a giro, palo gol. Grandissimo Federico Chiesa, che gol che ha fatto Federico Chiesa, che gol, ragazzi. 2-1 per la Juventus. E lì poi abbiamo avuto anche un'altra occasione con Di Maria che mi ha fatto incazzare lì di brutto, perché Di Maria salta perfettamente bene Izzo, era davanti alla porta, doveva tirare praticamente una sassata col destro. Cosa fa Di Maria? Fa la rabona. Sì, ha fatto un tiro di rabona, per carità, gesto atletico bellissimo, però alla fine Cragno la para facilmente. Siamo sul 2-1, non stiamo vincendo 5-6-1 che ti puoi permettere di dire cazzo faccio la rabona, intanto anche se la sbaglio, abbiamo un vantaggio così tanto netto che possiamo permettercelo. No, non possiamo permettercelo questa cosa lì. Lì, in quell'occasione lì, Di Maria doveva chiuderla, poteva fare il 3-1. Io per quello che mi incazzo. E non puoi fare la rabona da lì davanti, Di Maria, non puoi fare la rabona. Cioè, si fa un po' il serio, perché a me queste cose qua fanno incazzare. Sì, lo show, lo spettacolo, ma a me mi frega un cazzo. Se andiamo 2-1 e fai la rabona. Ma dai, dai, su. Per il resto, comunque, abbiamo avuto anche un'ottima occasione con Milik, dove Izzo mura,
perché praticamente Locatelli recupera una palla su Filippo Ranocchia, se non sbaglio, mentre questo pallone al centro è molto interessante per Milik. Milik di prima, intenzione tira, si vedeva benissimo che quella palla secondo me andava in rete, era in gol, ma però purtroppo si trova davanti Izzo che lo mura e fa praticamente un salvataggio assurdo, perché io quella palla, vi giuro, l'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Abbiamo avuto comunque anche all'inizio secondo tempo, me la sono dimenticata, un'occasione con Ken, dove praticamente Ken a tu per tu con Cragno, tira forte, Cragno in uscita, allarga le gambe e gli mura questa parata, cioè questo tiro glielo mura e fa questa bella parata. Secondo me lì Ken poteva fare anche qualcosina in più, parliamoci chiaro, però vabbè, ha fatto il suo gol in primo tempo, gliene hanno annullato uno, ha avuto l'occasione di farne un altro, va bene così. Moise Ken comunque ultimamente sta segnando spesso e non è male. Va bene così, però Chiesa mi rende orgoglioso, ragazzi. Chiesa, mamma mia, che giocatore Federico! Che giocatore Federico Chiesa, veramente pazzesco. Per il resto, comunque, ho visto molto bene Ealing su quella fascia. Molte volte, anche nel secondo tempo, ha puntato, finta su rifinta, salta l'uomo, si è preso il fallo. Ealing, tanta roba su quella fascia. Fagioli dai, abbastanza bene, Miretti così e così, però ragazzi, la Juventus ha tanti tanti giovani, tanti tanti giovani, abbiamo una squadra per il futuro veramente interessante, perché abbiamo veramente tanti giovani promettenti, cioè oggi c'erano in campo comunque 3 2003, un 2001, Ken è comunque un 2000, cioè, sembra grande perché è tanto che gira comunque nel mondo del calcio, ma è un 2000 Ken. Ragazzi, la Juventus ha gente veramente giovane che può sempre migliorare di più, sempre. Abbiamo preso un altro gol, quindi la nostra difesa non è stabilissima come prima. Anche oggi il Monza ci purga, quindi abbiamo preso un altro gol. 2-1, poi abbiamo vinto con lo squillo di Chiesa, cambi azzeccati, ci volevano, perché farsi mezz'ora in più, ragazzi, con un'Atalanta così in forma, era nocivo per noi, ecco, cioè farsi mezz'ora in più, che comunque significa energie fisiche e mentali in più, in questa partita non servivano. Dovevamo chiuderla nei 90 e nei 90 l'abbiamo chiusa, meno male, grazie Federico, niente. Siamo ai quarti, se vi è piaciuto lasciate un bel like ragazzi, commentate questi commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Juventus e Monza, ditemi un po' la vostra e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrizione al canale che è importantissimo, non costa nulla, per voi è tanto, basta che fate clic su iscrivetevi se siete iscritti, è solo un clic e il vostro supporto è fondamentale, condividete anche i video con i vostri amici, cioè iscrivete anche loro e attivate la campanella notifiche così non perdete i miei prossimi video, passate anche sotto al link in sezione della barra di questi channel e al link dal mio profilo Twitter, qui da me anche tutto fino alla fine, sempre forza Juventus, grande, grande, grande Federico Chiesa, grandissimo.